E ritornati a Rebus Questioni di Conoscenza. Questa sera si tratta di una puntata veramente speciale, dedicata al 30° anniversario della saga di Star Wars e al film che ormai è candidato ad essere in qualche modo suo successore nella fantasia degli appassionati della saga creata da George Lucas. Un grazie doveroso ancora una volta al gruppo di Yavin 4, grazie al quale è possibile, come dire, inscenare parti del film e rivivere le stesse atmosfere. Un altro doveroso ringraziamento va ad Angelo Licata per aver avuto questa grande idea, Dark Resurrection, un film che a distanza di 30 anni ci permette ancora una volta di ritornare in quelle atmosfere un po' tenebrose, un po' spaventose, perché buona parte di noi a quell'epoca aveva pochi anni e quindi quel film ha destato una forte impressione. Tu stesso ne sei rimasto traumatizzato. Sì, l'effetto fu questo. E devo dire che in Dark Resurrection non c'è quella vena umoristica che invece permea tutti gli episodi di Star Wars. Una delle colpe che mi fanno è quella di aver estrapolato soltanto la parte più dark della saga. Però io volevo farla così e quindi sono soddisfatto del mio volume 1. Ci tengo a precisare che questo è il volume 1 dell'opera e che presto inizieremo a fare il volume 2. Hai già anticipato la chicca che volevo tenere, però insomma possiamo tranquillamente dirlo. Insomma, sì. Visto il grande successo di questo volume numero 1, ormai è già iniziata la preparazione. In realtà l'opera nel momento in cui ho deciso di, poveraccio Davide, che si è adeguato alle mie esigenze di sceneggiatura. No, nel senso, lui ha veramente fatto un grande sforzo nel venirmi dietro, perché non era preparato neanche moralmente ad affrontare questo grande sforzo tecnico e di risorse umane. Però quando decisi scrivere una sceneggiatura così complessa, scrissi anche il soggetto per il volume 2, che ora sto sviluppando in sceneggiatura e che completerà l'opera in maniera assoluta, cioè sarà veramente un capitolo che si chiude. E ti seguiremo naturalmente con Speriamo. Attenzione. Allora, Davide Bigazzi ha subito le tue angherie e è riuscito a trasformare anche in un prodotto hollywoodiano le tue idee, ma non è soltanto lui il padre padrone degli effetti speciali. Assieme a lui anche Riccardo Gallino, che è coproduttore di Dark Resurrection e ha anche lavorato in buona parte sugli effetti speciali e sul 3D. Sì, quali sono state le difficoltà maggiori di ricreare quelle atmosfere, le atmosfere di Star Wars? Beh, innanzitutto è fondamentale dire che, bene o male, tutte le astronavi, come anche le ambientazioni, si richiamano all'universo di Star Wars, però potrebbero anche tranquillamente essere in un ambiente completamente slegato, nel senso che la difficoltà maggiore è proprio quella di creare un qualche cosa che il pubblico identifichi immediatamente con Guerre Stellari, ma che non sia soltanto Guerre Stellari, perché di fatto in questa produzione, se noi togliamo le spade laser e se togliamo le astronavi, che sono effettivamente quelle di Star Wars, ci troviamo in un ambiente che è completamente parallelo e potrebbe essere ambientato tranquillamente anche migliaia d'anni prima, invece nel Medioevo piuttosto che in altre epoche storiche. Quindi quello che sta dietro bene, che è molto forte in questa produzione, innanzitutto è sempre la storia, quindi non dobbiamo limitarci soltanto tanto questi effetti speciali di stampo hollywoodiano, ma anche tutto quello che sta dietro in maniera molto più profonda. Una delle scene più difficili dell'intero film, non lo dico soltanto io, ma lo avete detto voi stessi, è la scena girata in un anfiteatro, una scena che per complessità, per numero di partecipanti e per effetti speciali è stato un po' il momento di prova per tutti quanti voi. Allora, andiamo a vedere che cosa succede in Dark Resurrection in questo anfiteatro. Una
delle scene più complesse a livello logistico, un po' per la quantità di comparse e un po' per il fatto che era difficile da gestire per il numero di persone che hanno partecipato a questa sequenza e quella girata nel Teatro Romano. Ovviamente una sequenza del genere richiedeva degli storyboard molto precisi. Nelle scene precedenti avevamo utilizzato degli storyboard, ma erano, diciamo, abbozzati, perché poi sul set c'era un po' di improvvisazione. In questo caso era impossibile improvvisare, bisognava finalizzare tutto in maniera molto precisa, organizzare tutto in maniera precisa, e quindi l'utilizzo di storyboard molto incisivi era fondamentale. Per cui due talentuosi fumettisti della zona, Alessandro e Andrea Cidiglia, hanno realizzato questi storyboard per la scena, uno studiando le inquadrature insieme al regista e l'altro mettendo in opera le vignette, quindi i disegni. Nessun professionista all'inizio, quindi abbiamo scelto gli attori fra amici e parenti. Però diciamo che io ho un po' di occhio per queste cose, quindi quando vedevo una persona, la guardavo bene e dicevo: questa persona, secondo me, in quel ruolo, se la recitasse questa parte, sarebbe estremamente convincente, perché la sua faccia c'è buca. E credo che sia fatto così. Ci sono dei personaggi che non hanno mai recitato che sono stupefacenti davanti all'obiettivo. Maurizio Zuppa ha interpretato il maestro J.D. Zuimarli. È la prima volta che fa la parte in vita sua. Forse grazie anche al suo ruolo nella vita, lui è un maestro di arti marziali, quindi faceva già la parte del maestro, ma ha interpretato questo personaggio con una credibilità sorprendente. Io restavo sbigottito nel vedere un dilettante fra parentesi naturalmente, ma fare delle parti drammatiche con questa enfasi, con questa serietà e questo impegno. Ho visto che questa figura, questo modo di recitare ha stupito anche i professionisti, che poi hanno visto la ripresa, hanno visto il premontaggio. E devo dire che è successa una cosa particolare, nel senso, quando il trailer B è uscito, anche i professionisti hanno iniziato a interessarsi a noi. E io ho visto una grande passione in queste persone e una disponibilità incredibile nel fare chilometri, nel prendere l'aereo per fare una particina dentro questo progetto no profit, no budget. Cito alcuni nomi perché è doveroso farlo. Abbiamo avuto Sergio Muniz, avuto Enzo Aronica, Giorgia Burco, Riccardo Leto, Fabrizio Rizzolo, la Bella Tabarini, tutta gente che comunque fa parte del mondo dello spettacolo. Loro sono attori, sono doppiatori, sono personaggi dello spettacolo che sono venuti qui assolutamente gratis, senza pretendere nemmeno un rimborso spese. E alcuni di loro hanno poi dedicato parecchio del loro tempo libero per migliorare il nostro progetto con la stessa passione che abbiamo messo noi fin dall'inizio. Il mito di Guerre Stellari. A 30 anni di distanza dal primo capitolo, Una Nuova Speranza, si chiamava così, il primo episodio ideato da George Lucas, mandato nelle sale cinematografiche a fare da apripista quella che sarebbe stata una storia che lungo la sua strada avrebbe raccolto centinaia di migliaia di fan. È vero, Chiara? Sì, non in Italia, cioè in Italia non così tanti, ma in tutto il mondo sì. In Italia siamo un paio di centinaia, perché comunque l'Italia è anche piccola rispetto agli Stati Uniti. Beh, ad ogni modo, in questo anno, che è stato l'anno delle celebrazioni, del trentennale, ci sono state anche delle manifestazioni. C'è stata una manifestazione centrale a livello europeo, a Londra se non sbaglio, e poi una serie di altre manifestazioni. Voi dello Yavin 4 come avete festeggiato? Noi abbiamo avuto come ospite alla YavinCon, che è la nostra convention annuale, Kenny Baker,
che era all'interno di R2, ha partecipato a tutti e sei i film della saga, non solo dentro R2 ma anche facendo tutte quelle parti che necessitavano una figura piccola, per cui gli Ewok, i Jawa, ha fatto un sacco di parti. Senti, in questo momento rappresenti tutti i fan di Guerre Stellari, almeno quelli italiani. Se dovessi farti portatrice dell'idea, di un sogno, della speranza, della nuova speranza per quanto riguarda Guerre Stellari e i suoi fan, che cosa diresti? Che George Lucas consideri un pochino di più l'Italia, perché veramente... Capito, Giorgio? Dunque, tra poco continueremo a parlare del grande sogno di Guerre Stellari, dei 30 anni che sono trascorsi senza scalfire minimamente il mito, ma soprattutto parleremo ancora di Dark Resurrection. A tra poco!